sì, d'accordo, ma la casa è un disastro. In giornata mi mandi il pittore, lo dica al Giovanni. E domattina l'idraulico e l'imbianchino. Mi raccomando. Arrivederci, grazie. Papà, cosa fai lì? Va dentro che fa freschetto. Obbedisco. Non perché me lo dici tu, ma perché fa effettivamente fresco. Ecco, bravo. Che matto. Arrivo, Bianchina. Arrivo. Allora, Rosa, domani si comincia. Bisogna chiamare Antonio, la Marietta, Giovanni. La prima cosa da fare è togliere tutte le strisce dei vetri e sostituire quelli che si sono rotti. Puoi controllare le tubature dell'acqua, le macchie d'umidità. Mamma, Galina ha fatto l'uovo, posso bere? Mandala, signor. Ma sì, Salvatore, bevilo. Grazie. Rosa, ma non erano 10 le galline? 9, signor, sono sempre stato 9. Sì? Sì. Oh, ma scalzona. Ma che fai, chiami la mamma, eh? Allora, se rimettete apposta la villa, che fate, signor? Ci ho voluto cacciare. Oh, madonna mia, Rosa. Tra un po' torneranno mio marito, mio fratello, mio figlio e devono trovare tutto come era prima. Rosa, la guerra è finita e così anche voi presto tornerete a Milano. Ma come fai a pensare che io ti mandi via prima che abbiate trovato una casa o il lavoro? Eppure mi conosci ormai da 3 anni. Perdonate, donna Giulia, ma la paura è una gran brutta cosa. La paura è una cosa che dobbiamo dimenticare. Donna Giulia, hai già trovato un uovo, posso bere? No, questo me lo bevo io. Beh, mangiate sto pomodoro, eh? Era meglio l'uovo. Dove vai, Evelina? Ah, alla posta. Ah. Ho scritto una lettera al maestro Arturo Toscanini. Ah. Senti, Giulia. Caro maestro, sono una ragazza non più giovane, di nome Evelina, innamorata di lei e della sua arte sin da lontano 1926, quando lei quella sera dirigendo la scala... Sì. Senti, tesoro, già che vai in paese, passami a pagare la linea. Va bene, va bene. Ah, senti, di al Giuseppe che io gli pago solo 10 quintali e che me la mandi secca, non fradicia come l'ultima volta. Ma Giulia, io se c'è da discutere, non sono non capace. Non tu paga e basta, allora. D'accordo, ciao Giulia, io vado. Stai attenta quando attraversi. Sì, sta tranquilla. Che cominciano a circolare le macchine. Mamma? Sì? Al telefono per te. E chi è? Non so, è da Napoli. Da Napoli? E chi può essere? Vuoi vedere Casaverio? Pronto? Pronto, ma chi è? Ma chi parla? Saverio, sei tu? Oh, oddio, che gioia sentire la tua voce. Come stai, eh? Dove sei? Eh? Pronto? Pronto? Sì, papà, parla forte, più forte, che ti sento appena. Sai che facciamo domenica? Che facciamo? Andiamo a Monza a vedere i lavori, stanno rifacendo l'autodromo. Ah, bello, bello. Guarda, sta arrivando tua sorella. Ti piace, eh? Sì, è bello, però per me è troppo grosso. Mamma dov'è? È in casa? Sì, al telefono. Al telefono? Legli Orazio, del professor Cluckere, solca a grande velocità il cielo settembrino del 2250. Sì, ti sento. Ufficiale di collegamento. Ma che bravo! È papà? No, è Saverio. No, papà non è ancora tornato dalla Svizzera. Eli è qui con Silvia, sì. Sì, grazie a Dio, sano e salvo pure lui. Aldo farei fatica a riconoscerlo. Lo sai che fa la quinta elementare? Sì. Di me? Cosa vuoi che ti dica di me? Sì, la donna più bella del mondo. Sei un tesoro, ma gli anni passano. Ti passo Silvia, eh? Ciao e torna presto, eh? Ciao. Digli qualcosa di carino. Ciao, Saverio. Dove sei? A Napoli? Quando vieni? Ti passo Elio. Saverio? 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 Pronto? È caduta la linea. Chissà come ha fatto a telefonare. Attraverso il comando americano. È tenente.
aiutante di un maggiore. Insomma, sta facendo carriera. Eh sì, è in gamba il mio Saverio. Donna Giulia, stanno dalla caccia uno. Vanno a cedere, venite, corrite. Anna, andiamo a vedere, vieni. Boia d'un fascista, Chapel, Chapel! Stella, Stella! Uè, non fatelo scappare! Dai, prega! Chi è scappato? Ma tu è là! Dico di chi? Di va di là! E tu di chi? Di va Gavere! Ma dove vai? Stai qua! Vai, è bastardo! Aldo, vanno fucilato! Hanno preso un po' di strada un carate! Chi ne faceva aspire il fascista? Ma vanno fucilato! No! Basta ammazzare! Basta! Finitela! Elio! Elio, dove vai? Vieni qui! Mi devo fermare! Elio! No! 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 Mamma! Mamma! Luisa! Francesco! Luigino! Luigino! Mamma, su chi? Su tornà! Grazie. Ingegner Bettocchi, bentornato. Grazie, mi fa piacere vederti, Pietro. La trovo benissimo, magari un po' ingrassato. E che vuoi farci, è l'età? Ho il cioccolato svizzero. Tu invece sei dimagrito. Vantaggi del nuovo mestiere. Cos'è? Non fai più l'autista? Sì, ma di ciclotaxi. Lo porto in villa, ingegnere? Sì. Eh sì, è ingrassato, ingegnere. Arrivati. Allora, arrivederci, ingegnere. Tieni, arrivederci. Arrivederci. Nevici, ma chi lo non è l'ingegnere Bettocchi? Ma voi siete marito e donna Giulia. Bentornati, ingegnere. Noi siamo sfollati, noi. Io faccio sart e mogliere mi fa a cuoca. Rosa, saluta l'ingegnere. E grazie non perché magna troppo, ma perché te ne ha disfunzione. Salvato! Bentornati, ingegnere. Buongiorno, signora. Vieni, saluta. Saluta l'ingegnere, saluta. Buongiorno, ingegnere. Pist e opate dal... Aldo! 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 Aldo, è arrivato tuo padre. Cur! Vieni! Allora, Aldo, non mi conosci più? Papà! Se lo andiamo dalla mamma. Lasciate, ingegnere, ci pensi. No, no, che sa portiamo noi, Andiamo. Aldo, tu sei proprio fortunato. Tieni un padre così alto, è vero mio, quanto è curto. Tieni una mamma che è così bella, è vero a me quanto è chiaro. E te ne pure la disfunzione. Ma tu sei proprio fortunato. Mamma mia, guarda. Lasciata valigia là. Ragazzi, al lavoro! Ah, dai, senti il tuo nome, Ah, che gioia, Arnaldo! Sei tornato finalmente! Che gioia, che gioia!
Tieni per te. Tu sei sempre romantica e pericolosa. Oh, ti sei punto, scusami. Papà? Cosa c'è? Papà, lo sai chi c'è? È tornato Arnaldo. Beh, e con questo non è una buona ragione che io smetta di lavorare. Oh, vediamo un po'. Comunque, tra un'ora tutti a tavola. Va bene, papà. E puntuali, eh? Ah, Arnaldo, caro, caro, come sono felice. È tornato Arnaldo. Papà, ecco Elio. Oh, Elio. Ma com'è cambiato? Eh, sì. Sai che nostro figlio è un eroe? È stato a combattere in montagna con i partigiani. Eh? Ah. Sì, sì. Ma cosa sta facendo tuo padre? Oh, ha seppellito un tesoro durante la guerra e non si ricorda più dov'è. Ah, Elio! Papà! Papà, finalmente! Passata, speriamo che il papà non ci sgridi. Oh, eccoci qua. Tutto uguale come ai vecchi tempi, eh? All'ora di pranzo. Avevo detto all'una. Sempre brontolone, eh? È di ottimo augurio che tu sia tornato all'ora di pranzo, come Ulisse. Ulisse? Sei sicura che sia tornato proprio all'ora, ecco, di pranzo? Riprendi il tuo posto a capotavola. No, no, no. Quello è il posto del dottor Fasoli. Quando è il suo turno in paese, viene a mangiare qui. Oggi è il suo giorno di consultazioni. Ah, allora mi metto qui. Sì, qui. Adesso riempiamo tutti i bicchieri di vino. Se così facciamo mani. Un bel brindisi, eh? Grazie. Ah, deve essere lui. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Rosa, Rosa, metti in tavola, ci siamo tutti. Papà, oggi ti ho fatto fare una cosa che ti piace. Il risotto con i funghi. Non mi piace. Buongiorno a tutti. Oh, eccolo qua, il nostro caro dottor Fasoli. Quando si parla del lupo, come vai, Giovanni? Ah, che bella sorpresa, Arnaldo. Che piacere. Sarai contenta, Giulia, che è tornato il tuo esule. Certo. Ma siediti, siediti. Ecco i regalini per tutti. No, questo è per Evelina. Questo è il ricostituente per Aldo. Per la tua insonnia. Questa la prendi, eh? Evelina. Grazie, dottore. E questo è per la sua arteriosclerosi. La ringrazio, ma qui non ci sono arteriosclerotici. Vabbè, lo prenderò io. E per me niente? Ma se stai che è una meraviglia. Scommetto che tu non hai neanche più quel principio di ulcera. Ah, sai, non era mica ulcera. Era l'appendicite, zac, è tutto finito. Mi inchino davanti alla scienza dei colleghi svizzeri. Ma, Silvia dov'è? Come mai non c'è? Silvia è sempre in ritardo. Ma se avesse saputo che arrivava il suo papà, non si sarebbe certo mossa di casa. Ah, brava Rosa, brava. Metti qui che servo io. Ma cosa stringi? Ma questo si balla cheek to cheek. Così. Vuoi piantarla, Gianni? E dai, cosa sarà mai un bacio? Un bacio è un apostrofo rosa tra le parole t'amo. Bocca baciata non perde ventura. Basta! Io non ballo più con te. Ballo con Mario. Cosa ti ha fatto quel bruto? Ha tentato di baciarti. Ci ha provato. E come ha fatto? Così? Uffa, anche tu! Oh, ma non avete altro in testa? È proprio una mania la vostra.
Siete proprio due ragazzini. Perché? Tu cosa sei? Io, se permettete, ho anche qualcos'altro in testa. Non solo gli sbaciucchiamenti. Ah, sì? E cosa c'è in quella testolina? Un sacco di cose. Quali cose? Cose delle quali non vale nemmeno la pena di parlare con voi. Va là, di piuttosto che hai paura di farti baciare. Io non ho paura per niente, cari. Neanche di innamorarmi, se lo volete sapere. Ma certo non di due piscialetto come voi. Oh. Che ora è? L'una e mezza. Oddio, è già l'una e mezza. Devo scappare, altrimenti il nonno si arrabbia e mi lascia senza frutta. Ci vediamo domani. Ma non sono tanto sicura. Credo anzi che non vi vedrò mai più. No, aspetta, Silvia. Veniamo con te. E dai, sbrigati. Ma come diavolo l'hai messa in queste biciclette? Io? Ma se sei stato tu, imbecille. Imbecille sarai tu. Cretino. A chi hai detto cretino? A te ho detto cretino. Ripeti, se hai il coraggio. Sì, lo ripeto se vuoi. Ah sì, sì, è vero, in Svizzera c'era proprio di tutto. Italiani, francesi, ebrei, tedeschi, fascisti, antifascisti, tutti rifugiati lì per salvare la pelle. Già, e anche i soldi, dillo. Altro che le idee, quelle sono le cose che uniscono la gente. Evviva! Brindiamo alla Svizzera. Non bevi un po' troppo? No. Comunque, tu i soldi, scommetto, te li sei giocati al casino, eh? No, fortunatamente erano tutti chiusi i casino. Con permesso. La pastiera! Oh, brava, ora, Rosa, eh? Brava! È una specialità di Napoli per festeggiare il ritorno di Arnaldo. Lascia, Rosa, taglio io. L'ho fatta con le mani mie e col cuore. Balle! Quella torta l'avete fatta con tutto quello che ci rubate. Latte, burro, uova, basta, farina. Basta, qui squarisce papà, tutto. Papà, per favore. Peggio delle cavallette. Io li conosco, i terroni. Sono tutti svelti di mano. Avrei voluto vedere io gli americani sbarcare in Altitalia. Beh, basta adesso. Lasciate perdere, signorino, un po' pigliato a collera. Noi terroni teniamo tanta pazienza. Cosa dice il partigiano? Voglio raccontare una cosa, quando stavamo ancora a Milano e ci stavano i bombardamenti. Una volta io me la mandai. La mattina venne i francesi, la sera venne gli inglesi, la notte venne l'americano. E qua non campiamo più. E ho sapito che mi ha risposto mio marito. Sì, però a te, Rosa, la mattina non ti sta buona. La sera non ti sta buona, la notte nemmeno. Ma chi lo, poveriello, quando hanno bombardato? Io non ho capito un accidente. Ma se posso, quando è che imparerei l'italiano? I miei complimenti, Rosa. Sono contenta che vi piace. Ma voi, signori, non la mangiate? No, no, Arnaldo. Aspetta, non adesso. Beh, amici miei, mi piange il cuore, ma devo lasciarvi. Dottore, non vuole trattenersi ancora un po' con noi? Sta per venire un temporale. Cara Evelina, il dovere del medico chiama anche quando piove. Ti accompagno con l'ombrello. Ma non mi sembra che piova. Sì, sì, piove. Poco, ma piove. Allora, arrivederci, a presto. Arrivederci, dottore. Arnaldo? Arnaldo? Ne vuoi ancora una fettina? No, no. Basta. Non piove. Non piove più. Lo sai, Giulia, c'è una poesia di Heine che parla dell'impotenza dell'egoismo. Forse sono un grande egoista, ma la verità è che non ti ho mai desiderata come adesso, mentre tutto finisce. E perché finisce? No, ma vorrei solo chiarire. Oh, non c'è niente da chiarire.
La realtà è questa e dobbiamo accettarla così com'è. Questa notte dormirete nello stesso letto. Questa è la realtà. Sì, anche questa. Mamma! Mamma! È vero che è tornato papà? Sì, è vero. Eccolo là, Silvia. Papà! Papà! Cara. Cos'è? Come mai hai diviso i letti? Beh, sono così da quando zia Bice era sfollata qui. D'accordo, ma oggi c'era il tempo di riunirli. È più comodo così. Uh-huh. Allora è serio? Cosa? Fra te e il caro dottor Fasoli. Lo sapevi? La Svizzera è piena di spie. Vedo che non te la prendi. Oh, no. Fasoli è una persona molto per bene. Anche Elsa lo è. Elsa? Ma sì. La signora di Lugano. Cos'è, più giovane di me? No. La stessa età, esattamente, solo che è bruna. E tu come l'hai saputo? L'hai detto tu stesso. La Svizzera è piena di spie. Meglio così, niente segreti. È un rapporto franco. Come fra vecchi amici. Ma la verità, Giulia, è che sono cambiato. Non ho più fiducia in me stesso. Io invece sì. Anche in me? In te, in me, nella vita. No! Cosa succede? No! Elio, gli succede spesso, purtroppo. Ha delle crisi di nervi. Aspetta, vado io. Sì, è meglio. No, no! Elio, su, su. Su, Elio, stai calmo, calmo. Passerà, vedrai che passerà. No, mamma. No. Sarà così per sempre. Questo... Questo cosa? È sempre lo stesso ricordo. Tutte le notti quando chiudo gli occhi. Ritorna. Guarda. Si chiamava Luigi Ferrero. Era di Torino. Più che amici, noi eravamo fratelli. Stavamo insieme su in montagna. Finché un giorno abbiamo scoperto che ci tradiva. Che faceva la spia per i fascisti. Era un traditore. E quando è venuto il momento di eseguire la sentenza,
di fucilarlo. Vuoi sapere chi? A chi è toccato? A me! A me! A me! Guarda, guarda che roba. Via i padroni. Creda a me, quei quattro gatti che gridavano quelle menate lì, il fiato l'hanno già bello che finito. Dice? Capirà, con la paura che c'è della disoccupazione. Lei crede? Ma sì, vedrà, ingegnere. Presto abbasseranno la cresta. Speriamo. Sicuro, il Bardelli ha ragione. Mi perdoni, ingegnere, ma è lei che vede un po' troppo nero. Ah, sì, forse sarò pessimista, ma... Guardate qua. Ci vorrà un sacco di soldi per rimettere in piedi sta baracca. E dove li trovo? Ma lei tutte le banche ci fanno credito. Bravo Bardelli. Ma quello che per la banca è un credito, per me invece è un debito. E i debiti vanno restituiti con gli interessi. Papà! Saverio! Ma quando sei arrivato? Adesso. Da Roma dritto in cartiera. Che fiuto, eh? Ti ho beccato. Stai bene, sai. Ma ci hai messo 5 mesi per arrivare. Sapessi, papà, poi ti dirò. Come on, darling. Come on. Ti presento Ginny. This is my father. I'm glad to meet you. Enchanté. Cosa ha detto? Ah, che contenta di conoscerti, papà. He's very nice, your dad. Dice che gli great. Piace. I like him. È molto carina. He's really lovely. Ha due tettine che sono la fine del mondo. Cosa dici, Saverio? No, tranquillo, non capisci una parola. Excuse me, Ginny. Vieni, yeah. Vieni, papà, vieni. Dimmi, è una cosa seria? Lo era. Mi aveva detto che la sua famiglia era nel petrolio. Poi ho scoperto che si trattava di un distributore di benzina nell'Ohio. Comunque, a letto è una cosa serissima. Sta a sentire, papà. Io volevo dirti quello che ho combinato grazie a questa bella divisa. Ti sei laureato? Ma quale laurea? Ma quale laurea? Ma vuoi scherzare? Contratti, papà. Contratti per la cartiera. Sta a sentire. Uno. L'esercito americano ci fornisce praticamente gratis montagne di stracci da riciclare. 2. Ci dà l'esclusiva per la fornitura di 2 giornali in lingua inglese. 3. Carta igienica, papà. Carta igienica? Sai quanta ne consumano? Ci puoi incartare il duomo con la carta che consuma un soldato americano. Sì, ma noi fabbrichiamo solo carta speciale. Beh, faremo carta igienica speciale. Uè! Levati l'elmetto, papà, che la guerra è finita. Piuttosto, com'è che qui siamo ancora a questo punto? Papà, non è mica più tempo di tango argentino. È tempo di boogie woogie. Eh? You're doing great, Pa. Venga lei, signor Saverio. Le roba per i giovani, questa qui.
E bravo i fardelli! Forza, forza, si butta anche lei, ragioniere, coraggio! You dance better than Fred Astaire! Carta igienica speciale. Ecco, ecco l'uccellino, è qui. Il servizio elettorale. Eccolo, il giornale radio. Che emozione. Silenzio, Evelina. Aspettiamo di sapere chi ha vinto la scommessa tra Salvatore e zia Evelina. E che cosa hanno scommesso? Beh, se vince lui una bottiglia di Coca-Cola e se invece vince lei, lui taglia gratis il prato. Sì, ma su che cosa? Si ore rimane in coppa otro. Silenzio! Sì, vieni qui a sentire, Elio. Vieni, siediti. Sentiamo. Mentre sono in corso le operazioni di signori, zitti, mamma, che danno i risultati. Ci sta una persona che vi vuole parlare. Chi è? Una signora, sta qua fuori ma non vuole entrare. Vengo, sento i risultati. Sì, stai qua, buoni, zitti, zitti. Santo Monarchia Repubblica, che cagna. 10.709.423. Aspetta. Repubblica, 12.718.019. Ho vinto! Te l'avevo detto che perdevi. Salvatore, ho perso! Sì, Evelina, ma tu hai scommesso per la Repubblica. Sì, ho votato per la Repubblica. Che meraviglia, come sono felice, come sono contenta. Viva la Repubblica! Che cosa stai suonando, cretina? Suona la Marcia Reale? No. La Marcia Reale, ti ho detto. È un ordine. Avanti, suona. Adesso io vado a esporre la bandiera con lo stemma e la corona, perché per me la bandiera rimane sempre quella. Sono la mamma di Luigi Ferrero. Lei se lo ricorda, vero? Luigi diceva sempre che lei era il suo migliore amico. Prima che lo condannaste a morte. Eravate convinti della vostra giustizia. Eravate orgogliosi. E invece no. La vede questa? È una lettera che Luigi ha scritto al padre in punto di morte. E non si mente davanti alla morte. E Luigi scrive che è innocente. Questa lettera l'ho trovata solo adesso. Dopo la morte di mio marito, perché me l'ha sempre tenuta nascosta. Per me è stato un altro grande dolore. Ma per la vostra coscienza... Ma che cos'è per voi? Cos'è per voi che avete fucilato un innocente? Caro papà. E tu, batti la fiacca, scavare, scavare! Agli ordini, eccellenza! Bene, forza, forza! Guarda! Cos'è? La penna di zia Evelina, è un sacco di tempo che la cerca! Zia Evelina,
sì, Aldo. Ho trovato la tua penna stilografica. Stilografica? Bravo, grazie, caro, grazie. Gioia, gioia mia. Oh, ma stai attento, vai via, vai via, ci sono le api. Vai, vai, vai dal nonno, dal nonno. Come sono contenta, come sono contenta. Apine, apine belle. E avete visto? Ho ritrovato la penna stilografica. Dolci, apine belle. Scavate, scavate, ragazzi. Forza, forza. Oh. Beh, e lei chi è? Papà, sono Arturo. E perché sei combinato così? Sono stato prigioniero in Africa 5 anni. Torno adesso. Perché ti sei dato prigioniero? Papà, non mi abbracci neppure. Abbracciarti? Conciato così? Vatti a fare un bagno prima. Puzzi! Ciao. Zia Evelina, zia Evelina! Dimmi, tesoro! È ritornato zio Arturo, è ritornato! Arturo! Eccolo là! Arturo! È tornato Arturo! Oddio, che gioia! Oddio, che felicità! Come sono contenta! Ma non eri morto! Ti credevo morto! Oh, fratellino mio, che gioia! Che gioia, Arturo! Giulia! Giulia, Silvia! Giulia! Silvia, Silvia, venite mamma, giù! Mamma, venite giù! Zio Arturo. È tornato Arturo! Oh, oh fratellino ciao. Mio, come sono felice! Come ciao, sono felice! Arturo. Non è ferito e neppure veniamo morto! Giù. Anzi, è ingrassato! Vieni, vieni che ti presento la grande famiglia. Vieni, vieni, Federica. E là! E là, e là! Buongiorno Saverio. A tutti! Saverio! Vieni, vieni, caro! Sai chi è arrivato? Zio Arturo, ci sei Evviva. Anche tu, eh? Vecchio pirata, ti sei fatto aspettare. Vieni, vieni, Federica. E questa qui? È la mia segretaria. Però, piacere, complimenti. Ti accomodi. Ma è deliziosa. Come si chiama? Come ti chiami? Pennacchi Federica. Pennacchi Federica. Che bel nome. Si accomodi, Federica Pennacchi. E quello lì è Elio, mio nipote. Proprio carina, vero, dottore? Chi? Federica. Ah, sì. Vedo che la società Betocchi si rinnova. Oh, anche troppo. Allora, com'è che ti presenti dopo un anno e mezzo, eh? Diciamo che mi piaceva l'Africa. Valle, di piuttosto che ti piaceva fottere le more. Oh, questa papà. È la verità, eh? Papà! Non ti sarei mica preso qualche brutta malattia tropicale? Sì. Stia tranquilla, Evelina. Domani gli faccio una bella visita. Oh, bravo, dottore. E lei, don Edoardo, non mangi troppo, sennò ingolfa il motore. Il mio motore funziona perfettamente. È il crick che non funziona. Oh. E dimmi un po', com'erano gli inglesi come ospiti? Sons of a bitch. Figli di puttana. Ah, ci siamo. Com'è che piange così? Ti ricordi quell'inglese di cui eri innamorata, quel certo Thomas? Sì. Beh, è morto Ella Lamaine. E lei lo piange ancora adesso? Lei è fatta così. Boh. Scusami, cara. Io non sapevo proprio di questa faccenda. Guarda, ti faccio vedere una cosa. Guarda. Questa è la nostra orchestrina del tempo di guerra. Vedi là? Lo spilungone lungo, lungo. Fritz Kölliker. Quello che mi ha insegnato a suonare la tromba. Sai cosa facciamo? Ora io e te. Cosa? Oh, sì, che bello, che bello! Vieni, vieni, vieni! Vieni! A proposito di innamorati, lo sapete qual è l'ultima fiamma della zia Evelina? No, di chi è? Nuvolari! Gli scrive una lettera alla settimana, non è vero, mamma? Papà! Ecco la tua papà. Fettina di torta, papà. Dimmi. Scusa. Mangia piano, Papà.
Hai poi fatto quella telefonata a Canconi? No, non ancora, ma gliela faccio. Ma cosa aspetti? Bravo! Bravo! È meglio di Arturo! Bravo, zio Arturo! Bravo, bene! Bravo, Arturo! Papà, guarda Arturo che suona la tromba. Chi? Arturo che suona la tromba, là! Bravissimo! Bravo, zio Arturo! Bis! Sì, ma sì! Ma caro Canconi, certo che capisco. E io... Ma sì, lo so, e abbiamo rapporti d'affari da 20 anni. E certo, anche d'amicizia. Aspetta un momento. Canconi, dobbiamo metterci tutte e due un po' di buona volontà, eh? Sì. Se mi assicuri che è solo questione di giorni. Scusami, io... papà. Pronto? Buongiorno, Canconi, sono Saverio Betocchi. Sì, sono il figlio, sì. Sì. Adesso mi ascolti lei un attimo, per cortesia. Guardi, Canconi, noi abbiamo urgente bisogno di riscuotere. Non possiamo concederle altre dilazioni. Ma no, no, non è una questione di fiducia. È che proprio non possiamo, mi creda. Lo so, Canconi, non ha bisogno di spiegarle a me queste cose. Ma vede, purtroppo gli affari sono cosa affari. Cosa fai, Silvia? Vieni via. E lei sa molto bene che certe scadenze vanno rispettate. Vede, è che mio padre è troppo buono, un po' vecchio stile, direi. No, questo no. Se vogliamo essere precisi, è lei che non può permettersi di parlare così. E così mi costringe a ricordarle che noi le sue cambiali possiamo metterle all'incasso anche domani. Ecco, bravo, così va molto meglio. E smettila di difenderlo sempre. Non lo vedi come tratta papà? Mamma, non capisci che lo umilia? Non è vero. La verità è che tuo padre è un uomo stanco che ha perso fiducia in se stesso. E Saverio con la sua vitalità lo sostiene, lo aiuta. Ma fammi il piacere, mamma. O sei cieca o sei in malafede. Oh, non ti permetto di parlarmi in questo modo. Eh già, i bambini devono sempre star zitti. Silvia, tu vuoi molto bene a tuo padre, vero? E questa è una cosa bellissima. Però sei anche molto giovane, i giovani parlano distinto, aggrediscono, e qualche volta senza capire. No, mamma, io capisco tante di quelle cose che tu neanche te le immagini. Anzi, sai cosa ti dico? Meno male che me ne vado a vivere a Milano. Ah, questa è una cosa ancora da stabilire. No, io ho deciso. Ho voglia di studiare o lavorare. Comunque vivere la mia vita. Non ho voglia di ammuffire qua in campagna. E poi non ci sono problemi. A Milano c'è la casa di zia Bice. Io dormo da lei e tu stai tranquilla. Sì, io non sono tranquilla per niente. E allora vuol dire che impari a diventarlo. Ehi, dico, ma sei impazzita? Eh? Da quando in qua parli in questo modo a tua madre? Senti, tu per favore non metterci bocca. Io quasi quasi ci metto un ceffone, altro che. Provaci. Basta, ragazzi, andiamo su. Saverio, vai di là. Lasciaci sole. Vieni qua, Silvietta. Noi due dobbiamo parlare. Seriamente. Sì, ma non adesso. D'accordo. Domani, quando vuoi. Va bene. Posso esserle utile? I libri di teologia dove sono, per favore? La geologia è al piano di sopra. Teologia, signorina. Oh, mi scusi. La teologia. Scaffale in fondo. Grazie. Ah, buongiorno. Buongiorno, signorina. Il suo pacco è arrivato da Parigi. Grazie. Signor Leva, per favore, mi dà quel pacco. Certo, cara. Grazie. Ma come siamo carine oggi. Li ho ordinati io personalmente per telefono. È contento? Grazie. Bene, mi occupo di un cliente e torno da lei. Sì. Per caso non dovesse trovare quello che cerca, glielo possiamo ordinare. Signorina, scusi. Sì? C'è tutto?
Questa volta ha superato se stessa, signorina. Beh, non esageriamo. Non esagero. Io ho chiesto l'opera completa di Engels, non di Hegel. L'unica cosa che hanno in comune i due è il fatto di essere tedeschi. E il nome Friedrich, che però per Hegel viene solo terzo dopo Georg e Wilhelm. Sono desolata. L'ho perfino scritto, non so come ho fatto. È sicura di essere tagliata per questo lavoro? Carina com'è, la vedrei piuttosto in una casa di mode, in una boutique. Grazie per il consiglio. Non so. Ci penserò. Non so come ho fatto. Chissà cosa mi è successo. Naturalmente la rimborserò. E poi dov'è la differenza tra Engels e Hegel? Sono talmente simili che... Non deve preoccuparsi, Silvia, stia di buon umore. Anzi, per tenerla allegra, sa cosa faccio questa sera? La porto a cena e poi finiamo magari in un bel localino, eh? No, grazie. Forse quel signore ha ragione. Non sono adatta per questo lavoro. Prendo questo, signorina. Vada dal signor Leva. Io non lavoro più qui. Come? Ha licenziato quella bella signorina? No, se n'è andata lei. Lo faccio incartare. Ah, sì, grazie. Si chiama Polenta Taragna, l'ha fatta Maria, che è della Bergamasca. Deve essere buonissima, sì. Le salsicce ce le hanno portate dalla campagna. Un odorino. Un po' di vino rosso? Sì, grazie. Prego. Un goccetto? No, no, nemmeno il Duomo. Abbattere tutto e ricostruire da capo. Rinnovare. Mi scusi. Prego. Marina, ciao. Antonio. Ehi, anche tu. Vieni, vieni che ti presento una bella ragazza. Su serio? Pardon. Conosci Silvia Betocchi? Non si ricorda di me? Ma certo, la mia libraia preferita. Mi fa posto, per favore? Oh, prego. Allora? Ho cambiato mestiere. Ah. Lavoro per quel piccolo architetto. Per Aimone. Allora saprà tutto di Alvar Aalto, di Neutra, della Bauhaus? No. Ma siccome ho 20 anni ho tutto il tempo per imparare. Imparare da chi? Da Aimone? Ma per lui l'ignoranza è essenziale. Se avesse un minimo di cultura si vergognerebbe di quello che fa. Mi toglie una curiosità. C'è qualcuno che le va a genio? Sì, ma non è qui. Ma allora scusi, perché lei ci viene? Oddio, anch'io ho i miei difetti. Meno male. E cosa fa come lavoro? Giornalista, di Milano Sera. Ah, sa che lo leggo spesso? La pagina degli spettacoli è interessante. Io scrivo di politica. Ah, io di politica non ci capisco niente. È perfetto. Siamo proprio fatti per non intenderci. Sentite, qui è una barba, il buffet è pessimo. Perché non ce ne andiamo da qualche altra parte? Beh, sì, conosco una trattoria che è la fine del mondo. Sì, sì. È aperta tutta la notte. C'è posto lì? Allora, risotto giallo per tutti, va bene? A me coi funghi. Va bene, coi funghi. Senti, ti chiami Silvia, vero? Sì. Io non ho fame, tu? Neanch'io. Andiamo a fare un giretto? D'accordo. Fa freschino, eh? Bici, ma è possibile che tutte le volte che chiamo mia figlia è sempre scesa a prendere il latte? Ma quanto latte bevete in quella casa? Bici, mi senti? Oddio, ma che fai, piangi? È successo qualcosa? Sì, Giulia. Non ce la faccio più a raccontare bugie. Sono 2 settimane che Silvia non torna a casa. E io ho paura. 2 settimane? Hai paura? Paura di che cosa? Che si sia innamorata di un comunista. Un comunista? Sì, anzi lo so che è così. E vive a casa sua. Senti, Bici, invece di piangere adesso, perché non mi hai avvisato prima? Oddio mio, tagliamo corto, eh. Senti, tu lo sai dove abita questo comunista? Sì. E vabbè, allora dammi l'indirizzo.
Ma è sicuro che questo è l'indirizzo? Questa è via Donati, questo è il 12. Grazie, tenga il resto. Desidera, signora? Il signor Pianelli. Chi devo dire? Giulia Betocchi. Bene. Buongiorno, signora. Giorno. Sono Antonio Pianelli, molto lieto. Piacere. Lodovico, dia alla signorina Silvia che c'è sua mamma. S'accomodi. Grazie. Posso offrirle una tazza di tè? Grazie, no. Mi spiace, ma non mi posso trattenere. Sono già in ritardo. Devo andare al giornale. Ma se lei resta a Milano, spero che vorrà essere nostra ospite a cena. La ringrazio, ma non so. Vediamo. Oh, ecco Silvia. Buongiorno, mamma. Stai bene? Mm-hmm. Beh, decidete voi due per stasera. Signora, arrivederci. Ciao, cara. Ciao. Tagliti la pelliccia. Ah, sì. Vuoi del tè? No, grazie. All'una, se passi dal giornale, mangiamo un boccone insieme, eh? Bene, ciao. Ciao. Ma zia Bici mi aveva detto che era comunista. E lo è, ma è anche di ottima famiglia. E da molte altre cose che ti piaceranno. Ha la casa piena di libri e dice che riuscirà a farmeli leggere tutti. Mamma, tu mi vedi chiusa in casa a farmi una cultura per amore? Come chiusa in casa? Ah, sì, perché è di una gelosia. Anche? Oh. Sai che io ancora non me ne faccio una ragione. Tu che prendi, vai a vivere da sola, fuori casa, con un uomo. Mamma, l'epoca di zia Evelina, che è rimasta zitella per non dispiacere al nonno, ormai è finita. Ma dai, non fare quella faccia. Non dirmi che volete sposarvi? No, non credo proprio. E poi i comunisti sono per l'amore libero, no? Non lo sapevi? Inoltre non voglio che Antonio sia l'unica ragione della mia vita. Io ho anche voglia di lavorare, per sentirmi indipendente. Forse un giorno, se ci vorremo ancora bene. Chissà cosa ne penseranno papà e Saverio. Saverio deve stare zitto, non credi? E papà lo sa già. Non mi ha detto niente. L'ho pregato io di non farlo. Sarei venuta a dirtelo io uno di questi giorni. Ma come fai a essere così sicura di te stessa? Mamma, guarda, sono sicura di una cosa sola. Di volere un rapporto differente da quello che c'è tra te e papà. Ho paura dell'abitudine, paura del compromesso, paura dell'inganno. Lo capisci? Beh, quello chiede suo padre? No, mamma, è Carlo Marx. Sì? Sei sicura? Sì.